una vendemmia strana perché abbiamo sicuramente un'anticipazione di raccolto che è dovuta a un'anticipazione alla fioritura. C'è stata una primavera, un inizio primavera caldo, quindi la fioritura si è anticipata, quindi i tempi sono quelli e quindi il raccolto è anticipato. C'è stato un periodo abbastanza fresco prima che ci ha dato una sicuramente maggiori profumi e è quello che probabilmente ha determinato la qualità. Poi c'è stata quella saldata successiva, però ormai si può dire che i giochi fossero fatti e quindi direi che senz'altro ci saranno degli aromi particolari, dei vini, direi, secondo me per quanto riguarda i bianchi verrà un'annata piuttosto importante. Per i rossi è ancora da vedere, staremo a vedere successivamente. E noi facciamo due ribolle, una sfumante, e naturalmente fare la ribolla, fare lo sfumante vuol dire raccogliere le uve in tempi diversi, perché per fare un buon sfumante la cosa decisamente più importante prima è fare un'ottima base sfumante. E poi praticamente se si parte da una base buona si può riuscire a fare uno spumante buono. Finora ci è riuscito abbastanza spesso, speriamo di poter continuare. La ribolla ferma invece, la ribolla classica, noi la lasciamo in sovramaturazione sulla vigna e qualche volta anche la facciamo completare la maturazione in cella, raccogliendola in piccole cassette in maniera di raggiungere quel grado alcolico di 12-12,5 per darle quella giusta caratteristica, quella giusta alcolicità, cosa che invece nella spumante non esiste, perché sulla spumante abbiamo bisogno di acidità, ricchezza di acidità, e alcol quando a 10 gradi ci basta e avanza. La tendenza del mercato ora è sicuramente molto proiettata verso le bollicine. È un momento in cui il consumatore cerca le bollicine, le ama, e soprattutto il consumatore delle bollicine è diventato adulto, non è il consumatore di qualche anno fa che beveva un frizzante, bastava che avesse un po' di pepe sulla lingua e le bastava. Adesso è uno che sa scegliere e sa distinguere un prodotto di qualità da un prodotto mediocre, e questo è sicuramente premiante. Noi con la ribolla abbiamo cominciato diversi anni fa e ci riconosce il consumatore, anche se costa mediamente spesso quasi 3 volte delle ribolle concorrenti, ma ci riconosce questa qualità e giustifica il prezzo alto che noi proponiamo la ribolla. Questo non solo sul mercato nostro locale, ma anche sul mercato nazionale, ma anche molto sui mercati esteri. Se noi teniamo conto, quel poco che riusciamo ad esportare di ribolla, che una bottiglia di ribolla, non so, in un ristorante di New York viene messa in lista a $120, direi decisamente più cara degli champagne medi. Nonostante ciò, non grosse quantità, ma qualche cosa si riesce a vendere. Dunque, questo è proprio dovuto al fatto che universalmente, col nostro metodo di produzione della ribolla, ci riconoscono una notevole qualità. Ma diciamo, è un momento difficile su tutti i fronti, difficile sui mercati internazionali, dovuto questo al fatto che noi siamo deboli come in diverse cose, ma abbiamo una moneta forte che ci rende meno competitivi sui mercati internazionali dollaro e rende invece competitivi quelli dell'area dollaro, dicasi Australia o Cile, Argentina, sono decisamente più competitivi in Europa perché si presentano con una moneta più debole dell'euro e quindi decisamente avvantaggiati sul mercato. Sul mercato locale subiamo molto la concorrenza, tanti piccoli produttori che come gadget vendono senza fattura. Noi non riusciamo a seguire queste tecniche di vendita che io non considero assolutamente serie, però succede e questo ci sta danneggiando molto.